Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua a parlarvi di questo classico della Disney, che Disney non è che apprezzò molto, anzi è stato cambiato varie cose di questo film, ovvero The Nightmare Before Christmas. Lo so, leggete Tim Burton, tanta gente ancora è convinta con tutto ciò che c'è internet, è convinta che Tim Burton abbia fatto questo film. Vi informo che non l'ha fatto lui, l'ha fatto Eric Selig, che si è occupato anche di altri film di animazione, che ora uscirà un nuovo film di animazione su Netflix, che ora in questo momento non mi viene neanche il nome. Se vai a vedere il portafoglio di Eric Selig, io lo faccio anche sapere, sempre a tema Halloween. Questo film io l'ho amato tanto, da piccolo, essendo classe 1994, sono nato un anno dopo del film, poi l'ho scoperto. Il film, diciamo che ha avuto il boom totale, penso, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, perché ho visto che ci sta molto cagamento di cazzo su questo Nightmare Before Christmas. E io ho iniziato anche un po' a odiarlo, perché vedere questa gente, no, che solo vedeva per la prima volta, dopo un... Lo so, dice, ma io, una cosa c'è, il fatto della gara, chi solo vede chi primo, chi solo vede dopo. Però, dire, no, che sono un grandissimo fan, te l'ho visto 6 mesi fa, non è che sia un grandissimo fan, nel senso, non so come spiegarmi. Può essere, poi esce il messaggio sbagliato. Questo è il problema. Mi ha dato sempre fastidio questo approcciarsi a questo Nightmare Before Christmas come, ah, è di Tim Burton. Non lo è. Anziché usare i vostri telefoni per cazzeggiare TikTok, Instagram, vedere il culo che è uscito la vostra compagna di università, andate a guardare chi cazzo ha fatto questo. Dicevo, lì Ma risulta non sotto vedono solo la compagnia Tim università, Burton. vedono tutte le troie Tim questi qua. Burton risulta soltanto al produttore, che è stato mandato via dalla Disney. Se vi informate anche su questo, in quell'epoca con Disney c'è stato un po' di battibecchi con Tim Burton, è detto fuori dai coglioni, perché anche Harry Selick era con lui a creare questo film, quindi l'hanno lasciato il nome, ma hanno detto però fuori dai coglioni. Sentire? Sì. Ok. Allora, lui ha fatto Sing Page, cortometraggio. Vabbè, Nightmare Before Christmas, James la pesca gigante, Monkey Bone, dove c'è l'attore quello là della mummia, Moon Girl, Coraline nella porta magica, Wendell Wild, televisione, sceneggiatura ha fatto anche. L'ultimo film di Netflix, come si chiama? 2022, Wendell Wild. Ok, ve lo porteremo. Detto questo, ringrazio Reggio Catia per questo film. Riesce a mischiare due festività molto importanti per me, soprattutto quello Halloween. C'è gente che poi preferisce Natale, che è noioso, e anche ci si prende un po' per il culo con tutti i parenti, no, che incontri, che schifi tutto l'anno, ma poi per forza di cose dici, me lo devo incontrare il 25 questo stronzo, questa stronza. Niente, riesce a legarli sapientemente, e secondo me ci potevano fare anche una saga, perché vediamo inizio queste porte, ovvero queste porte di ogni festività, no? C'è il coniglio Pasquale, c'è sta Natale, c'è sta Halloween, ci stanno tutte queste cose qui. E ci sta il nostro Jack Skeletron, che è un po' confuso, un po' si è rotto il cazzo. Chissà da quant'è che fa sto lavoro di andare a fare sempre Halloween, no? E aspettare questi 364 giorni come fossero. Ma in questi 364 giorni si dà da fare per pensare cose nuove, Sì, un po' si è rotto i coglioni di fare questa cosa. E finisce praticamente per sbaglio in una di queste porte, ovvero il Natale. E vedono che è tutto festoso, colorato, no? Lui vive in un mondo grigio e nero. Una delle cose che un po' mi ha dato fastidio ultimamente, nel senso di rivederlo, è le scene cantate. Io vi giuro, non riesco più a sopportare delle scene che cantano, soprattutto in italiano. Dovrei vedere in inglese, non so se migliora la cosa. Quelle scene cantate non mi fanno impazzire, perché le musichette si somigliano un po' tutte tra di loro, sembrano. C'è sempre la stessa cadenza di voce, forse non sanno cantare i doppiatori italiani, non lo so. Lo so che tanta gente mi starà dicendo di tutti i colori in questo momento. Mi dispiace, ma devo dire quello che penso. Comparto tecnico all'avanguardia a quei tempi, nel senso, perché è tutto stop motion, non c'è con nessuna CGI, ovvero è tutto in c'era Ponga. Pongo, sono tutti fatti di Pongo e vengono mossi piano piano a Sono scattare foto a millesimi. Non so fatti quanti bene. anni ci sono stati a farlo, non mi ricordo. Per 4-5 anni, cioè,
Noi ce lo vediamo in 80 minuti. Quelli ci hanno buttato il sangue come delle merde a ricostruire tutto. E sembra veramente così reale. E poi ci si sono ispirati così tanti altri, anche videogiochi. Mi viene in mente Medieval su PlayStation 1, è copiato palesemente dello stile di Night Before Christmas, e altri giochi sono arrivati con questo stile qui negli anni. Ma anche nei cartoni animati stessi hanno iniziato a copiare. A me piace questa cosa perché si ritorna sempre al fatto del manuale e non fare col computer tic tic tic. Qua c'è proprio gente che sa manovrare e muoversi con le mani a creare cose straordinarie. Vi consiglio di vederlo dopo tutti questi anni, che anche uno dice: ma a me non mi ha fatto sempre cacare. Sì, perché merita la visione, perché è uno dei capostipiti di questa arte, ovvero lo stop motion, che ormai non si usa più, si usa davvero poco, e ne usa soltanto lui e Sì, il infatti. figlio della Nike. Dice: ma come, il figlio della Nike se ne sta facendo? Sì, ha fatto Paranorman, ha fatto Kubo, la spada magica, mi ricordo. Cioè, ha fatto varie cose in stop motion, e che si è innamorato di quest'arte qui. Anziché pappare i soldi del padre, almeno si è messo a fare qualcosa anche lui. È Ma uno dei pochi. vicepresidente della Nike, lui. Quindi, quando era suo padre, diventerà presidente assoluto della Nike. Sti cazzi, però si diletta a fare sti film, e sono contento. Uno dice poi che tutti i figli sono tutti quanti dei Mangia, solenti che mangia. mangia soldi, invece no. Si è aperto il suo studio di animazione. Ma a parte questo, non si parla del figlio della Nike. Io vi consiglio di vederlo, non posso non dirvi di no. È un film che va benissimo sia ad Halloween che a Natale. Mio figlio si sta iniziando a cazzare. Io meglio che vi saluto e vi ringrazio. Se lo volete vedere, mi raccomando, non piratate, lo trovate su Disney Plus. Ci vediamo alla prossima recensione. Mi raccomando, fateci sapere se l'avete visto, quando l'avete visto. Raccontateci un po' le vostre storie.